Sviluppare e far crescere i servizi per le imprese immobiliari è la chiave del successo per molti agenti immobiliari e per le agenzie multiservizi e multidisciplinari di cui avete parlato oggi. Ci può spiegare meglio questo business model e qual è il futuro per far crescere, diciamo, anche il comparto grazie al ruolo centrale dell'agente immobiliare? Ma guardate, vi faccio un esempio molto semplice. In questi ultimi anni, con l'aumento, diciamo, delle locazioni brevi e quindi anche una parte di locazioni turistiche, è nata questa nuova figura del property manager. Perché è nata la figura del proprio? Perché l'agente immobiliare era impossibilitato dalla legge a fare anche la gestione delle unità immobiliari che dava in locazione, poteva fare solo la mediazione. Bene, e quindi nascevano, proprio perché la legge era limitante, sono nate negli anni nuove professioni legate all'impossibilità di fare dell'agente immobiliare. Bene, l'agente immobiliare oggi si riappropria di quello che naturalmente dovrebbe fare, e naturalmente il property manager, perché è un imprenditore, potrà benissimo diventare anche agente immobiliare. Quindi è anche un ricollocare, diciamo, quelli che sono degli usi, delle consuetudini. L'amministratore condominio fa da tempo anche l'agente immobiliare, non bisogna raccontarlo ufficialmente, ma è così, e così viceversa. Quindi voglio dire, questa norma non fa altro che portare dentro le agenzie tutte quelle attività che sono spontaneamente, naturalmente collegate alla filiera immobiliare. Quindi parliamo di credito, parliamo di turismo, parliamo di tutta una serie di attività che sono importanti per lo sviluppo del nostro settore.